si può dire che anche oggi hanno vinto le difese, anche se qualche occasione nel secondo tempo in più il Bocale l'ha avuta per sbloccarlo, soprattutto alla fine. E, comunque è stata un'ottima prestazione al cospetto di una grossa squadra. Ma noi se, purtroppo abbiamo il problema di mandare la palla, di buttare la palla dentro, però il primo tempo è stato un primo tempo lottato, giocato soprattutto a centrocampo dove nessuno voleva scoprirsi. Queste partite valgono 180 minuti, si giocano 180 minuti. Giocavamo con una squadra, da quello che si dice, dai nomi che ha, una di quelle che deve puntare a vincere questo campionato. Noi il primo tempo, voglio dire, abbiamo giocato in alcune fasi della gara, l'abbiamo interpretata male, con troppi palloni lunghi, mandando il pallone nelle grinfie della loro difesa, avendo solo Leo come centrale. Il secondo tempo giocando palla a terra e immettendo delle persone fresche. Secondo me abbiamo dominato il secondo tempo, abbiamo preso una traversa clamorosissima, il gol sbagliato da seconda e l'ultimo a un metro dalla porta sbagliato da Emanuele Tuzzato, però i ragazzi devo dire che bravi, abbiamo giocato al cospetto di una grande squadra, ce la siamo giocata alla pari, non abbiamo sofferto niente, dimentichiamoci che di noi c'erano due esordienti che l'anno scorso facevano rilievi, parlo di Malara e parlo di Perricone, quindi abbiamo fatto giocare proprio per accumulare minuti e fare esperienza, però alla squadra del secondo tempo devo dire poco e niente. Consideriamo che ci sono anche gli avversari, però non tutti gli avversari si chiamano Reggio Med, però noi abbiamo giocato veramente bene, abbiamo creduto gli spazi, li abbiamo prestati, non l'abbiamo fatto ragionare e in pratica quello che abbiamo fatto noi nel primo l'hanno fatto loro nel secondo lanciando palloni in avanti. Abbiamo avuto tre palle gol nitide, peccato, mi dispiace però delle prestazioni dei ragazzi posso dire solo bravi, posso fare i complimenti, se questo è il modo nostro di giocare secondo me ci toglieremo grandissime soddisfazioni e quelle che ci danno come una delle squadre che lotta per non retrocedere secondo me se ne accorgeranno troppo presto che noi saremo la mina vacante di questo campionato. Non per sminuire la Coppa Italia che comunque ha certamente la sua valenza, però forse la partita di domenica contro il Soriano conta un pizzico di più. Sì, sarebbe facile dire non puntiamo alla Coppa Italia, no, volevamo vincere, volevamo puntare e giocarci le nostre carte per passare il turno 0-0, è chiaro adesso loro hanno il vantaggio del campo, però su 0-0 si riparte da zero, voglio ricordare che in queste competizioni basta fare il gol e non subirlo. Andremo a giocarci la nostra partita sapendo e consci di giocare contro una grossissima squadra, però è chiaro che oggi dovevamo fare una bella figura e volevamo misurarci e pesarci, ci siamo misurati e pesati e secondo me abbiamo una buona tara e un buon peso. Per quanto riguarda il campionato è chiaro che noi puntiamo al nostro campionato, dobbiamo fare i punti per salvarci. Però noi dobbiamo affrontare una partita alla volta, è chiaro che da stasera in poi siamo tutti concentrati con il Soriano, che è un'altra partita difficile, ma in queste partite, in questo campionato, ditemi voi quale partita è facile, quindi sono tutte difficili e giochiamo contro una squadra che nelle prime due partite ha pareggiato, però io conosco delle persone che hanno giocato anche con me, Matteo Fabio, Paolo Gallo, Romeo, Clasodonte, il ragazzo Nicolovici, cioè hanno una squadra importante con giocatori importanti che adesso dobbiamo fare in fretta a smaltire le tossine di questa gara, le fatiche di questa gara, mi conforta la conduzione atletica di tutti e niente, è una squadra che ha una grande caratteristica, la capacità di lottare sogno e pallone, di non mollare mai, l'abbiamo dimostrato domenica scorsa, ove ce ne fosse bisogno l'abbiamo dimostrato anche oggi, abbiamo un gruppo di tanta qualità, di tanta quantità, secondo me ce la possiamo giocare con tutti. Allora mister, 0-0, la difesa continua a non subire gol, quest'oggi però non è arrivato il gol che finora ha sempre contraddistinto la Reggio Mediterranea in questo inizio di stagione, l'ingresso di Zampaglione e Diaz nel finale poteva fornire quell'accelerazione in più che però non è arrivata. No, diciamo che abbiamo dalla domenica scorsa abbiamo sostituito 6 giocatori, 7 giocatori perché è giusto che anche quelli che hanno giocato meno abbiano la possibilità di trovare la forma migliore. Dopo un minuto di gioco purtroppo abbiamo perso Ricciardi che per caratteristiche è un giocatore offensivo e quindi abbiamo dovuto apportare una prima sostituzione inserendo Vitalia. Non volevo far rischiare i giocatori che domenica hanno lavorato per poterli tenere un attimino a riposo e quindi non ho preferito mettere da subito qualcuno che solitamente tra virgolette è titolare. Però la partita per certi versi non è che ha avuto grandi sussulti né da una parte né dall'altra, una partita molto attenta, una partita che poteva
soltanto su qualche mischia oppure qualche azione sporadica avere una definizione, se no ritengo che i portieri siano stati inoperosi da ambo le parti. Forse all'ultimo loro hanno avuto una mezza occasione, qualche tre volte ce l'abbiamo avuto noi qua a non sfruttarla per avere una situazione magari di più praticità, però ritengo che sostanzialmente il risultato è quello giusto. Rispetto a quello che sarà poi la gara di ritorno, avete il vantaggio del fattore campo, col rischio però sempre del cosiddetto gol in trasferta che non dovrete incassare per passare il turno. Ma noi giochiamo sempre per non incassare mai gol, quindi non significa in trasferta o in casa. Dobbiamo stare sempre attenti, dobbiamo essere sempre una squadra con degli obiettivi. Per noi questa partita è passata, adesso dobbiamo pensare a quella di domenica. Quando sarà il caso di pensare un'altra volta al ritorno di questa, lo penseremo tranquillamente. Andiamo avanti, abbiamo fatto anche oggi una partita tosta con dei ragazzi, contro dei ragazzi, una squadra ben organizzata, ragazzi che giocano a calcio, diciamo che eravamo in famiglia qua, perché la squadra ospite tra virgolette di casa, il presidente è mio cognato, quindi eravamo in famiglia. Ma è stata una partita giusta. L'unico rammarico è il mio giocatore, che ha avuto un gesto istintivo e si è fatto buttare fuori, e questo mi dispiace più. Magari avessimo perso me la sarei sentita di meno, però andare a fare una reazione su un fallo non è concepibile per quello che intendo io il calcio, quindi sono rammaricato per questo. Spero che il ragazzo abbia capito e poi con calma domani ne parliamo. Sportivi, per il 24esimo anno consecutivo, Universo Dilettanti. Tutto il calcio dilettantistico curato da Antonello Merenda, dalla Serie D alla seconda categoria, in diretta dalla sede di Radio Studio 95 Melito TV e in contemporanea con Radio Azzurra, Latte e Miele, Radio Medua, Radio Eco Sud e in streaming su radiostudio95.it ogni sabato e domenica. Scarica l'app Radio Studio 95, ci puoi ascoltare ovunque sul tuo telefonino. Universo Dilettanti, con Antonello Merenda, il programma number one.